Alla base deve esserci questo gioco, questo divertimento, cioè è tutto un teatrino, è tutta una cosa che l'uno sta facendo per svegliarsi, quindi che anche noi stiamo facendo per svegliarci, nella misura in cui noi ci sentiamo uno. Questa separazione dall'uno è il motivo per cui sentite questo vuoto incolmabile. Noi umanamente siamo incompleti, sentiamo questo vuoto incolmabile, cerchiamo di colmare con le relazioni, con gli amici, con la fidanzata, ma sentiamo questa separazione dentro di noi, è incolmabile, può essere riempita solo dall'interno, non è che può essere riempita stando insieme agli altri. Sì, certo, può aiutare fare gruppo, fidanzarsi, però è un vuoto incolmabile, perché tu devi tornare all'uno tu. È chiaro che è un vuoto incolmabile, sei separato dall'uno e quindi tutto il lavoro deve essere sul ritornare all'uno, che può anche essere amare gli amici, amare la tua fidanzata, ma anche amare i tuoi nemici. Vedete come torna tutto? Sì, certo che stando insieme agli altri senti meno il vuoto, ma la verità è che devi andare dentro di te e sentire dentro di te questo senso di pienezza e trovare l'uno dentro di te. Gli altri sono parte di te, quindi gli altri riempiono il vuoto nella misura in cui vedi che sono parte di te, non nella misura in cui facciamo festa con gli amici tutte le sere così non penso e ti stordisci. Quello non è tornare all'uno, quello è stordirsi. Facciamo le feste tutte le sere, siamo sempre insieme e senti meno dolore, perché senti meno dolore se stai tutte le sere a fare festini con gli amici. Ma nella misura in cui fai rientrare gli altri dentro di te, allora tu torni all'uno. E questo lo puoi fare sia con le persone che ami sia con le persone che odi. Siamo partiti da lì, dall'amare i nostri nemici, per integrare le cose che non vi piacciono della vostra vita. Quando succede qualcosa di brutto potete reprimerla oppure potete integrarla, farla rientrare nel vostro essere. Questo vuol dire integrare. E faccio integrare tutto questo pilastro, i miei amici e i miei nemici. Nella misura in cui io realizzo che li sto creando io, allora sto facendo il lavoro per cui sono qui. E ripeto, non è sufficiente fare festa tutte le sere con gli amici. Per quello ci insisto così tanto, per quello facciamo i ritiri, per quello vi dico, raga, il vostro primo obiettivo non deve essere quello di stare bene, ma deve essere quello di tornare all'uno. Dovrebbe essere questo. O almeno noi ci riuniamo per questo, per facilitare questo, per realizzare ancora di più che gli altri li sto creando io e sono dentro di me, tutti gli altri. Deve essere veramente quello che ci ricordiamo ogni giorno, che tutto questo serve a uno scopo più grande, una missione più grande. Quindi tutto il discorso del quarantena, non quarantena, coronavirus, problemi di soldi, problema di coppia, vengo licenziato, non divento manager, problemi con i miei genitori perché mi attaccano e tutto il resto, tutti i problemi che potete avere nella vostra vita, sono tutti parte del gioco. Servono, sono come gli avversari per fare una partita di calcio. Non puoi fare una partita di calcio se non ci sono gli avversari. Non è una partita, è una persona che tira la palla in porta. Se ci sono gli avversari, quella è una partita, e la partita abbiamo visto che è evolutiva ed è necessaria, perché senza gli avversari non puoi sperimentare che cos'è la dualità. Non è più difficile di così, ricordatevelo sempre, perché veramente lo dovete sapere come l'Ave Maria e il Padre Nostro, che servono gli avversari per sperimentare la dualità, e che l'uno senza la dualità è semplicemente uno, è inconsapevole, è un albero, cioè un albero è inconsapevole, non può tornare all'uno, è nell'uno come tutto nell'uno, ma non può sviluppare l'autocoscienza nell'uno, quindi non può tornare all'uno in maniera cosciente, consapevole di essere uno. Nessuno mi ha chiesto: ma perché esiste sta cosa? Non c'è un perché. Ne vi rispondo io. Cioè, ma perché c'è questa cosa? Per lo stesso motivo per cui i fiori sorgono. C'è un perché. O il sole sorge. Perché sorge? Sono domande che ti fanno collassare la mente. È semplicemente così. L'uno lo voleva fare, voleva essere consapevole. Che lo chiedete a me, sono una parte di uno come voi. Ti lascio sempre in descrizione qui nel video i link per approfondire, quindi il nostro Master in Coaching e Management, il videocorso gratuito Attrae il lavoro, per attrarre il lavoro dei tuoi sogni prima che il lavoro dei tuoi incubi attragga te. Chiaramente, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo, mandatelo a tutti, amici, parenti, iscrivetevi al canale, e se non vi è piaciuto, ovviamente, fatevi i fatti vostri. Ciao!